arrivo in solitario consegna a Leonardo Bonifazio del team Corpac la 93esima edizione della Coppa Sangeo, classica di apertura del ciclismo dilettantistico in Lombardia. Leonardo Bonifazio taglia il traguardo in solitaria, mentre alle sue spalle, a regolare la volata del gruppo, è Damiano Cima della Viris Maserati davanti ad Andrea Tognanti del team Corpac. Al via le migliori formazioni a livello nazionale che si sono sfidate per conquistare una corsa che ha nel proprio albo d'oro i più importanti campioni del ciclismo nazionale ed internazionale. Leonardo, non potevi cominciare la stagione in modo migliore? Ma sì, sapevo di aver lavorato bene all'inizio stagione, nella preparazione, e comunque sono allenato sempre al caldo in Liguria, e domenica sono andato a fare una corsa qua di amatori, sono andato fortissimo, però non mi aspettavo assolutamente questo risultato con tutti i corridori qua. E a chi dedichi questa vittoria? Ma la dedico alla squadra, perché comunque la prima corsa in maglia a Colpac, è giusto dedicarla a tutti i compagni, tutti i dirigenti e chi lavora qui. Ma insomma, dai, la vittoria è sempre la vittoria, però il secondo posto è sempre qualcosa di importante e speriamo dai, che la stagione continui così. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.